Vicente, questo è un altro video riguardante la mia rubrica di piercing e tatuaggi. Ho visto che è un argomento che mi piace molto, mi interessa molto e a me ovviamente piace condividere con voi le mie esperienze a riguardo di questo. Oggi voglio parlarvi del mio secondo e ultimo tatuaggio, sì, lo so che dovrei fare il terzo, ed è il tatuaggio sul piede. Vi metto una foto qui da qualche parte. Questo tatuaggio l'ho fatto circa 6 mesi fa, me l'ha regalato il mio ragazzo, quindi non posso dirvi un prezzo preciso, però sarà intorno ai 150, 200, 250 euro, perché ovviamente l'ho fatto in casa, altrimenti in negozio a prezzi molto più elevati. Allora, io ho deciso di fare questo tatuaggio sul piede perché secondo me il piede è una parte molto sexy, poi il mio prende anche la caviglia e boh, mi piace molto come parte in cui fare un tatuaggio, però parliamo del dolore. Probabilmente non avete idea di quanto male possa fare. Io ho una soglia del dolore molto molto elevata, ma vi dico che faceva davvero malissimo. Per fortuna è abbastanza piccolo, cioè tra virgolette, comunque avete visto com'è, non è che è tipo un fiorellino, però molto molto male, sia a farlo che poi a mettere la scarpa, a camminare. Per fortuna io l'ho fatto quasi d'estate e quindi potevo metterle infradito, perché a stare sempre con le scarpe davvero era un guaio, cioè faceva un sacco male. Però secondo me ne vale la pena fare un tatuaggio sul piede, perché come ho detto prima, almeno a mio parere il piede è molto sexy e quindi ne vale la pena soffrire un po'. È guarito in 2 settimane, ma io le sto molto dietro alle cose, perché comunque voglio che si curino alla perfezione, quindi mi mettevo sempre l'Auromycin, se si chiama così, o Euromycin, comunque una crema per apposta dei tatuaggi, perché il tatuatore che avevo fatto era contro il Bepanthenol, perché dice che schiarisce molti tatuaggi. Poi comunque queste qui sono cose che variano da tatuatore a tatuatore, non tutti sono non tutti hanno la stessa opinione ovviamente. E quindi sì, è guarito in circa 2 settimane, non ho avuto complicanze per fortuna. Non potevo lavarmi per tipo 2 o 3 giorni, ma ovviamente non è che io non mi lavo per 2 o 3 giorni, quindi insacchettavo il piede e entravo in doccia lo stesso. Ovviamente se voi siete quelli che pensate no, ma non lo faccio perché magari mi stanca eccetera, il tatuaggio sul piede è il posto perfetto, perché sia d'inverno che a volte nell'estate è sempre coperto il piede con le calze, con le scarpe, quindi non lo vedete sempre sempre. Poi io sono dell'idea che se il tatuaggio ti piace, anche se ti stanca, cioè ti piace comunque, sì, soprattutto se ha un significato. Questo qui non l'ho fatto per un significato, l'ho fatto principalmente per estetica, ma io non sono contro queste cose, cioè secondo me i tatuaggi sono anche per decorare un corpo. Come sapete io avevo disegnato anche il mio tatuaggio sulla coscia e ovviamente ho disegnato anche questo. Allora, le piume le avevo trovate già su Pinterest, ovviamente non è che c'è molto da disegnare, cioè le piume sono le piume. Ho disegnato la cavigliera, ho disegnato un po' tutto io, ho fatto un po' io la forma, perché a me piace molto questa cosa, perché non è che voglio magari tipo, avete presente il segno dell'infinito che andava di moda qualche anno fa? Io non è che mi sarei tatuata il segno dell'infinito punto basta, non l'avrei personalizzato e l'avrei fatto più a modo mio. E niente, io non ho nient'altro da dire, però come al solito se avete domande, dubbi o qualsiasi altra cosa, scrivetemelo nei commenti che io, come sapete, vi rispondo sempre. E se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, lascia un pollice in su. Se sei iscritto al mio canale, grazie mille. Se non ti sei iscritto, ti ricordo di iscriverti, perché sto facendo i vlogmas che sono 24 video per 24 giorni in cui parlo quando parlo, quindi ne vale la pena. Ovviamente io, prima di salutarvi, vi lascio la mia playlist in cui potete trovare tutti i piercing che ti ho fatto. E noi ci vediamo domani. Un bacione, ciao!